Oggi puntata speciale con concorrenti speciali, Cuochi e Fiamme Celebrity. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve a tutti. Che è questo applauso così? L'applauso alla sovietica. Come finisce? Così. Applauso speciale, puntata super speciale. Fra i vari personaggi dello spettacolo che ci scrivono e dicono: ma anch'io farei un piatto buono come la carbonara e la matriciana di Riccardo Rossi. Anch'io potrei creare un piatto ricettato e creativo e gourmet da sottoporre al giudizio insindacabile di Fiammetta Fada. Anch'io potrei mandare delle ricette da scrivere sul blog di Chiara Maci, sorellaimpentola.it, com e tv. Tutto questo avviene sulla magica mail di Simone Ruggiati, Simone Ruggiati, chiocciolacuochefiamme.net. No. Cambia sempre. No, tutto questo avviene in studio a Cuochi e Fiamme Celebrity. E come sempre ne abbiamo scelti due che adesso vado a presentarvi. Prima con una sorta di suspense, tu devi riuscire a indovinare. Va bene. Allora, il primo è l'unico regista che ha un pesce rosso come confidente. Ho capito. È un attore. Sì, certo. Ma soprattutto è la voce italiana dei più grandi di Hollywood. Sì. Te ne dico due a caso. Sì. George Clooney. Con quella voce fa quel che vuole. Esatto. E Javier Bardem. Ammazza. Ragazzi. Lei, invece, per uno spogliarello del secondo, darebbe un anno di vita. È attrice, comica, fa TV, teatro, cinema. In cucina però si definisce... Sì. Una cialtrona con una voglia di imparare pazzesca. Per questo che è venuta qua e ha accettato la sfida. Vi presento a Cuochi e Fiamme Celebrities Francesco Pannofino e Lucia Ocone. Buongiorno. Buongiorno. Elevato. Ma baciamoci. Ciao, buongiorno, andiamo? Prego. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Bello. Buongiorno. No, di qua, Francesca, vieni qua. Buongiorno. Vi voglio bene. Io vi voglio molto bene, vi voglio bene. Anch'io, sei molto bella. Vai. Così, io andavo già a cucinare, così fremevo. Le donne, metti di qua che ve li presento. Le donne del pubblico aspettano soltanto che tu apra bocca oggi, che ti dica qualcosa. Ma guarda! Mi sento un po' che ho la voce un po' cassata. Mi ha bloccato qua il video in maniera pazzesca. Il video te almeno fai... No, allora, io oggi potrei aiutarti, prima di presentarti alla giuria, ho pensato a questo. Potrei aiutarti, però io voglio il tuo numero di telefono. In che senso? Sì, no, ti spiego. No, c'è un pro. Metti che sono a cena con una ragazza. Infatti, certo. Scusa un attimo, c'ho un problema, devo chiamare il mio amico George. Viva voce. Ciao Giorgio, come stai? No, bene, Simo, ci vediamo domani. Tu mi fai un minuto così ogni volta. Sai che se fossi la ragazza, la tristezza che mi viene nel cuore così, di questa scena che tu fingi che si è stretto il cuore. No, te lo dico per te, da donna. Le donne, vedi, annuiscono. Da donna. La ragazza venga con me, scusa. Non chiamo nessuno. Vi presento loro e faccio il mio lavoro. Allora, Chiara Maci, con quel vestitino così carina, bambina, brava, lo è in realtà un po' la più dolce della giuria, però anche lei vuole il piattino con l'idea, un po' giovanile, è abbastanza docile come giudizio. Riccardo Rossi invece vuole la sostanza, vuole le cose facili. Piace da mangiare, Riccardo, sì, è come me. Sì, fa sapori forti, cucina tradizionale, lui impazzisce da 5 anche prima di mettere in bocca il boccone. Esatto. Fiammetta Fada invece vuole qualcosa di più, lei è critica gastronomica, quindi fa questo proprio di lavoro tutti i giorni, criticare grandi chef, i grandi piatti, sa che non siete professionisti, però a volte Però severa. Lui, Nero Wolf, a questo punto come potete notare, profilo per la parte sei. È una sorta di garanzia, quindi. L'unico mistero che non riesco a svelare, la panza. Vi accompagno in cucina. Sì. Avanti, andate verso la cucina. Mica pizze fighe come fiamme. No, scusa.
Allora, cara, la mia cialtrona con la voglia di imparare mi è piaciuta un sacco. Ma perché sono una cialtrona? Intanto mi sono avvicinata alla cucina da, diciamo, poco tempo, però mi piace imparare. Piatto così, forte. Intrugliare, ma piatto forti dolci. Cioè, però adesso mi sono avvicinata anche ai primi e ai secondi. Così, però c'è altrove perché sporco tutto, faccio un casino. Non c'è problema, casino, quello lo fanno tutti, lo faccio anche, c'è chi pulisce. Molto bene. Anche perché in 10 minuti, che sarà poi il tempo delle vostre capisci sfide... l'ansia, qual è? Che sono 10 minuti? Sì, sono reali, sono proprio 600 secondi. Grazie Riccardo per tranquillizzarmi così. Sei un amico. Io ti ringrazio. Tranquilla. Ah, bello, sì. Era bellissimo, possiamo farlo? Va bene, poi ci vediamo in camerino. Francesco. Esatto. Di quanto mi si è messi a fornelli? No, a me piace cucinare e mi rilassa molto. Devo dire che poi mi concentro molto sui fornelli, sono abbastanza pratico, ma insomma niente di... Sapori tosti, pesce, carne? Tradizione. Comunque primi e secondi, non sono un grande pasticcere. Lo dico subito, così almeno. Dai. Una bella sfida, anche sfida. Perché c'è un kit bellissimo di Cuochi e Fiamme. Noi ci vogliamo bene, poi siamo, abbiamo girato un film insieme, insomma, siamo ci è già successo di amici bene. Che si sfidano, ma alla seconda sì. prova già si scannavano. Se sì, c'è ti tiro delle cose. Io prometto e ti vorrò sempre. Vengo a sputare nel tuo piatto. Ammazza, sei avvenito. Ma lei ha studiato, capito? Sei avvantaggiata, invece sono un asino proprio. No, cioè, mi sono pensato, ho visto così 2.000 ricette del mondo pensando a... Ma anche perché non sapete cosa ci avete no, in dispensa. Appunto, ve lo dirò io, nelle quattro sfide da affrontare. La prima non vi darà punti, sarà brevissima sì. e servirà a capire chi dei due sceglierà il tema o il piatto della prova successiva fra due proposte da me sventagliate. A voi, sei tesissima, mi piace, ma la prima sfida serve proprio anche a prendere confidenza con la cucina, è di manualità. Partiamo col botto proprio. Decorazione di caramello. Aiuto. Mamma mia. Potete fare qualsiasi cosa, un reticolato, un... Qualsiasi cosa? Sì. Una farfalla, un cuore. Okay. La molte voglio vedere a fare la farfalla col coso. Ho esagerato, ho fatto la sborona, adesso farò. Potete fare quel che volete, lo giudicano loro tre. Vabbè, 3 minuti. Da? Adesso! Oh santi numi, presto! Oh santi numi, non lo sentivo da. Allora, la carta, questa, così. Sì. All'inizio scrivono, fanno, dicono, brigano. C'è una presina sola! Questo è troppo grande, reggi! Partiamo bene, eh? Vabbè, faccio come faccio a casa, guarda. Ah, signora mia, guardi. Io sto facendo una farfalla. Se adesso fai la farfalla io ti spacco tutto, te lo dico. Allora... Mi viene sicuramente uno sgorbio. Quante volte l'hai provato a fare questa cosa durante i tuoi inguacchi pasticceri? Mai, ti posso dire che di tutte le cose che mi potevano capitare questa cosa... Allora, vabbè, proviamo. Dai, parti da un lato e... Parto da un lato e facciamo... Se io posso dire questo, se fate un qualcosa di astratto ovviamente, cercate di dare una sorta di reticolato così poi sta domani mattina ce l'abbiamo fatta. Potevi fare pure il tuo autografo. Oddio, vero? Oh, che bella idea, sto facendo un... macello. Aspetta, ah, lui, scusa, Francesco sta andando invece su un qualcosa di... I pallini non rimarranno poi dopo della figura. No. No, ci vuole un qualcosa che tenga tutto un ecco. Mi piace. Ecco. Voglio fare cos'è la questo? Sta facendo la faccetta. La faccio di nuovo così. Guarda, mi metto pure i baffi, così sono io. Io pensavo al pesce rosso. Il pesce è difficile. Non mi piace. Ho fatto una faccia così. Non mi esiste. Che dici? È un incrocio fra Nero Wolf e il logo di Cuochi e Fiamme. Questa è una farfalla dopo una brutta depressione. Ho fatto le orecchie a sventolo, va, dai. Avete 30 secondi. Ma come 30 secondi? C'è la farfalla morta ancora. È più una crisalide di una farfalla. Devo ancora dai, dimmi che devo fare. Magari unisci questo che non starà mai insieme, se no. Fai un altro po' di... Sì. Mazza. Simone, cioè, senti, facciamo una cosa. Senti, Peppe, il cuoco. Porta anche la carta. Sì, porta la carta così basta. Anche perché mi sa che è punto. Mazza, anche... 5! No! 4! Non è vero! 3! Zitto! 2! 1! Stop! Aspetta! No, vabbè, non vale, scusa. No, l'ha fatto! Stop! Un documentario l'ha mai visto sulle farfalle? Senti, adesso ti do un destro, guarda. Peppe, lui sa cucinare. Guarda, questo o quello? Secondo me è quello. Quello? Sì. Li porto tutte e due, se no, vuoi. No, dimmelo tu.
La farfalla. Ma farfalla, una farfalla obesa. Va bene, ci sono, non mi importa. Avete presente quando nei film, no, tracciano il profilo dell'assassino e gli fanno vedere quelle macchie un po' strane, sì, cosa ci vedi? Ecco, lei ci ha visto una farfalla. Ma è una caffettiera? Sì. Beh, che brutta. Una caffettiera come... No, forse questo è più bello. Sono così, no? Che bravi. Sì, è meglio il dottor Pannofino. Sì, no, ditemi una cosa, però voi ce la vedete la... Questo, guarda, questo sembra una tavola di roccia. Lasciamo perdere. Questo invece è meglio. È bellissimo, a me è uno schifo. Vai. Vado? Vai. Sì. Vince Francesco Pannofino, la prova di manualità. Scegli tu. Bouillabaisse, piatto tipico francese, o gricia? Francesco? Va bene la gricia, va, dai, oh, dai, dai, dai. Dai, non mi voglio mettere in difficoltà l'amica Lucia. Che tu. Salvata! Grazie, sei un amico! L'ho fatto per te, tesoro, eh. Oh, questo si è incollato qua. E c'è stato... Gli ha portato via tutto. La gricia. Questo è un inno alla gricia da tutto il pubblico di Roma. Viva la gricia! Ok. Vabbè. Allora, dai, la gricia ha tre ingredienti. Non me la sbaglia questa. C'ha lo zafferano. Sì. Sto scherzando, dai. Andiamo bene. È la gricia, il piatto per la prova di abilità. È una sorta di matriciana bianca, ok? Ci interessa che sia buona, che rispecchi e rispetti la ricetta originale, almeno come base di ingredienti, che sono tre alla fine, e poi che vinca il migliore. Prima... bisogna fare la spesa, quindi 30 secondi soltanto per entrare nelle dispense, che c'è tutto dentro a disposizione vostra, e prendere tutto ciò che vi serve per rendere sta gricia ricettata e a livello di una puntata celebrities. Yeah. Via! Via, questo! Allora, Francesca entra in dispensa e prende. Sì, Francesca, Lucia prende... Questa è la pancetta, chiaramente. Allora, pancetta o guanciale? Pancetta. Ma pancetta va benissimo. Vedo delle fave, pecorino. Va bene. Questo. Allora, Francesco prende il guanciale, pane, cipolla, spaghetto, pinoli, peperoncino, formaggio. Stop! No, pecorino. Ho fatto. È pecorino, dice la gricia, mantenete la pagina del pecorino, manca il pecorino, capisci che c'ho tutto. Pronti? Vabbè, che ti lo spago, pepe. Lo spago. Allora, l'acqua non è salata, avete 10 minuti reali, da? E il campanello... Ma non bolle l'acqua. No, come no? Sì, ci siamo. E il campanello serve per avere un aiuto dal sottoscritto per rientrare in dispensa se volete arricchire qualcosa o vi siete dimenticati qualcosa in dispensa. Va bene, non ridere. No, no, 10 minuti, via! Via! Allora, sali. Allora, Lucy. Allora, sale, io sale sempre, non so quanto metterne, ma basta, no? Simone, che mi aiuti, per favore? Senti! Allora, come si chiama questa grigia? Questa è una pasta... Oh, ah, già! La mia, la PC, manco la pasta. Grazie, penso. Simone. Allora, è una pasta con fave e pecorino. Oh. Dai, allora, aspetta, la padella. Quale metto? Su questo e su questo? Su quello, Simone, più grande. Oh, scusa, che mi dai la mano, per favore. Grazie, non vale, c'è il cazzo. Non il conduttore. Ah, io ho un'arma in più, bello! Fa la mossa della farfalla! Bella! Bella, come fa a parlare? Allora, pulisco l'aglio. Lei aggiunge l'aglio in più. Allora diciamo questo. Una palettina. Ricky, tu, nella gricia. Sì. Perché io, no, non sto scherzando, non voglio creare problemi, però... No, ecco questo. Metti la cipolla bianca o no? No. Nella matriciana, sì. No. Neanche nella matriciana? No. Ok. Perché... Non ci vuole la... Ok, io spesso però la trovo la cipolla nella matriciana. Sì, ci può stare, insomma, adesso poi le ricette, quelle originali, sono abbastanza rigide, però... Ma mettiamo sulla padella, Fra. Noi in cucina possiamo anche... Troppo grande? No, questa non è questa, aspetta. Ah, ti devi già preparare. Perfetto. Ecco, qui c'è un... Quindi cipolla bianca stufata, tagliata a velo, fra l'altro tagliata molto bene.
Sì, vabbè, insomma. È manualità, Beh, ci è mancato poi, mi devi assentito, ma insomma. Che ci fai col pane? Perché dopo ci metto un po' di mollica brustolita e pinoli. Quindi un'altra padellina per farla... Sì, dopo, però presto ancora. Simone! Ecco qua. Mi aiuti a tagliare questi? Senti, allora, tu come li tagli? Allora, nel senso che io li taglio così dal vano, proprio di casa. Li taglio io. Però c'è una cosa che non ho forse spiegato bene. Infatti, mi sa. Riccardo, che è notaio oggi, è sempre... È notaio, Riccardo? Sì, anche, a volte. Quando ho bisogno di una mano e dare la responsabilità a qualcun altro, Riccardo, ecco, mi sta facendo sottolineare con lo sguardo e scuotendo la testa a sinistra e a destra che l'aiuto è soltanto uno per tutta la puntata. No, non è vale, non l'avete detto prima questo. Allora no, tu te la puoi giocare così. Se mi fai Veronica ti taglio i pomodorini. Amica! Dice che ci fai con la pasta, con le fave? Niente, perché sta avvenendo uno schifo. Aspetta, oddio. Allora, c'è il pomodoro, c'è... Ci sono le fave sgusciate. Ecco. C'è la pancetta. Sì. Tanta anche, bene. C'è un profumo di aglio, il formaggio. Bastano questi? Io direi di sì, stai cucinando per un esercito. Perché sono d'Albano, mi piace magnà, capito? Poi ti faccio una scimitta. Che schifo. Sto facendo la farfalla. Io la farfalla. Il sale. Occhio al sale perché la pancetta dà un bel sapore. Metterai finocchietto e peperoncino? L'ho messo già. Oh, dove? Sei distratto, qua dentro. Non ho messo poco, ma dopo ce la metto di più. Sono distratto, in teoria siete in due. Io sto sudando tantissimo. Allora, Francesco, poi vado a dare la mia ricetta. Sta facendo sudare il guanciale tagliato a tocchetti con la cipolla bianca tagliata a velo in padella con l'olio. Qua presumo che ci vadano le briciole a farsi una bella tostatura. Il peperoncino dove finisce col guanciale? Tutte e due piccanti l'avete fatto? Sì, un po' ce lo metto, sì. Mm. Io di solito lo metto a metà cottura, va bene, chef? La capsaicina del peperoncino, che è quella che dà il piccante, è liposolubile, quindi tende a sciogliersi nell'olio. Va bene. Prima si mette, più viene fuori il piccante. Grazie, vedi, ho imparato una cosa nuova. Maestro, maestro! Tanto che do i piccoli consigli al contrario, quando si taglia il peperoncino fresco in casa, spesso si macchia il tagliere, diventa tutto rosso e con l'acqua non va via. Bisogna metterci un filo d'olio, lasciarlo lì un pochino. E poi c'è la spia qua, E poi dopo Matari. Si lava. Vabbè, Rick, oggi... Ho visto una scheggia di pecorino che vagava tra... Una sola? Tra me, no, vieni qua, Rick. Non sai che cosa c'è qui sopra? Oddio, no, Riccardo Rossi qua, no. Vieni. Oggi... Sciabba. Sì, è giusto. È giusto. È giusto. Quando è giusto. Come la lasagna o il cannellone, lo dà... Fiammette, chiaramasci. Però dai, quella tua spiega bene come si abbrustolisce. No, l'hai detto la ricetta. Allora, voi prendete... La gricia, La gricia, non ci sbagliamo. Questo guanciale è molto buono, lo tagliate un po' altino, lo tagliate a striscioline e lo mettete senza olio in una padella col fondo antiaderente. Attappandola sopra. Così dentro la condensa del vapore, del grasso, si scioglie e rimane quella cosa che vi serve. Simone giustamente dice, trattenete a parte il bruscolame? Cioè, togliete la parte croccante, esatto, fibrosa del guanciale, tagliato anche un pochino più piccolo, così diventa proprio croccante, inclinando la padella, bravissimo, scende giù il grasso. Così quello lo rimettete poi alla fine dopo, sopra. Dopo, sopra con le manine così a ragno. Poi da parte mettete, quanti siete? 4? Chilo e mezzo di pasta, le mezze maniche, in acqua bollente e bella salata, la tirate fuori molto al dente, gli ultimi 3 minuti la mettete dove c'era l'olio rimasto, il grasso del guanciale, la saltate dentro con un po' d'acqua di cottura guardandola amorevolmente, non dovete parlare con nessuno, dopodiché mettete un po' di pecora dopo avete chiuso il fuoco, sopra i pezzettini, la cosa importante è cuocerla in padella con un po' d'acqua di cottura, esatto, il grasso, in modo che il grasso e l'acqua creano un'emulsione che rende viscosa la pasta. Già mi viene l'acquolina in bocca. E il pecorino aiuta molto asciugando a dare quella cremosità. Quindi bravi con acqua calda bollente della pasta, quindi non la scolate ma tiratela su, esatto, e il pecorino. E poi alla fine si rimette su. Questo sbriciolame meraviglioso del guanciale croccante. La portate al tavolo, sto zitta e magna. E sopra ovviamente c'è questo moulinage del pepoir che arriva così. Va bene? Top. Top. La volevo tirare su un po' del Io metterei un po' d'acqua di cottura lì perché la cipolla vedo che si cuoce. Manca un minuto, cosa cucina Nero Wolf? Come? Un minuto, la pasta cucina dei piatti. Dei piatti complicati, la pena la buttare, che fa queste cose qua, chi è capace?
La penna alla butare. Allora, il coniglio alla sena, per esempio. Sì, sì. Buono. Io vado, Buono. Sì, io direi di andare perché mancano 30 secondi. Non è cotta la pasta, senti un po', me la senti? Come no? L'abbiamo buttata a 10 minuti. Mazza, è stracotta, Bravo, scola, dai, dai! Grazie, Simone! Mi sei gentile, tu sì che capisci le donne! Che segno sei, Fra? Sì, dai, Dio, Lucia. Che figo questa cosa, non lo so fare. Sono segno di demente. Dai! Piatto! Io ho fatto! Vai, un po' di formaggio dentro! Ci devo mettere... Ah, il formaggio! Presto! Guarda, ho strozzato tutto, che schifo! Sei fidanzata? Riccardo, non dire una parola, Come siamo messi sentimentalmente? No, io voto. Sono una donna sola. Single. Sono su piazza, Ruggià, Allora. Senti, io vado. Vai. Sì, impiattate. Sì, perché effetto non... Arrivo, sì. Anzi, questa tempo è scaduto, quindi... Questa è la pasta. Vado? Sì. Carina l'idea di mettere la briciola anziché il pecorino. Poi si aggiunge ancora un po' di formaggio. Fate con comodo, eh? E voilà, senti che te magni. Cioè... Posso assaggiare, maestro? Dopo. Ah, dopo. Alzatina. Oddio, sono bravissima. Che vuol dire? Quella di me. Sì. Che? No, non so, vabbè. Posso fare? Il profumo c'è. Lucia Ocone ha preparato per voi una gricia del primo maggio con le fave, pomodorino, pecorino. Un po' degli castelli romani da dove io provengo. Allora, un po' salatina. Lo so. Lo so perché l'ho scappato un po' di sale, però gli ingredienti sono molto buoni. Sei stata proprio sulla romanità perché fave, pecorino. Non hai usato il guanciale, hai usato la pancetta, che però dà molto sapore e ne hai messa anche tanta. La pasta è cotta bene, molto buona davvero. Saporita. Il pepe secondo me non ci voleva perché essendo già bella salata. Me ne sono resa conto prima, ho fatto la vaga, ma ho fatto proprio salata. Riccardo, io ti voglio bene, ci conosciamo da molto tempo. Ciao. Ciao. Ma ti devo dire che è una pasta interessante che non ha molto della gricia perché la pancetta proprio è completamente un altro, me la tira tutta da un'altra parte. Mi pare che te la sei magnata però, eh? Mi pare che l'hai mandata giù però, eh? Sì. Il pop psycho. È molto buona. Era interpretata in maniera molto carina con questi elementi freschi, è saporita e ricca, però c'è un errore fondamentale perché la gricia è una pasta ACC ante Cristoforo Colombo. E quindi il pomodoro? Il pomodoro non si conosceva ancora. Fiammetta mia. Le caravelle non erano tornate e quindi, c'è, dal punto di vista filologico. Sì. C'è un errore in madonna. Errore. Stata fave, pecorino, non ha tutto, tranne il pomodoro, meglio. Sì. Va bene. Ciao, detto. Ok, ti zitto. Francesco Pannofino, Griscia, invece che tanto formaggio a mantecare, ha messo delle briciole tostate con i pinoli. Ho usato giusto un filo d'olio. Tutto così. No, dovevo... Non... Gusto strong. Com'è? C'è? Allora, è buona. Piccante. Però sì, allora, intanto c'è troppo olio. Mi piace molto la briciola insieme al formaggio, però forse troppo olio quasi non l'amalgama neanche tanto bene. Perché? Rende... Questo non lo dico per Francesco, lo dico in generale, ne abbiamo parlato spesso. Non è la quantità di grasso, anche nell'aglio e nel peperoncino, che rende la pasta... viscosa, esatto. Ma è l'acqua con quel grasso che la rende morbida, anzi l'olio la impermeabilizza. Infatti è e l'effetto dell'aglio, olio e peperoncino fatto male. Si asciuga, male. Soprattutto la pasta
lunga lo fa. Devo dire che quando arrivano questi piatti, devo dire che il giurato si sente parte di un progetto. Non so come. Unetto. Scusate un attimo, scusate, pubblico. No, giusto per farvi capire. No? Fame. Vuoi... Ma no, ma non devi farlo, era solo per far notare. E si mangiano due forchettate di pasta, un piatto. Ma è giusto, perché la gricia è un piatto per chi ha fame, non per chi ha appetito. Questa è la giusta... Dunque, innanzitutto, siamo in gricia. Siamo nel piatto denominato gricia. Questa variazione di cipollaus io la tollero da un uomo che filologicamente sento molto vicino. Non so come dire. Per cui la cultura dello spaghetto è straordinario e adoro la povertà di questa... Pagnur, come la chiami te, di pane sgrattugiato. Le briciole. Le briciole. È filologicamente corretto, nel senso che essendo un piatto fatto con pochissimo, qui c'erano anche due pinoli, c'erano due pini marittimi che lasciavano giù un po' di pinoli, un po' di briciole di pane, che infatti in Sicilia, un po' più giù, voglio dire, è al posto del formaggio, e quindi io lo trovo un piatto molto corretto ed è pure buono. Ecco. Eccoci. Ai voti. Ai voti. Lucia Ocone. Proprio così, eh. A secco proprio. Tatam. Sì, sì, da 1 a 5 con il celeste. Non sbirciare. Per poi passare a Francesco Pannofino. Il tema era la gricia, l'hanno interpretata a modo loro. I voti sono da 1 a 5. Andiamo a 5. Stracciato un'altra. No, stracciato no. 11 a 10 per Francesco. Non so che mi odi, mi stai odiando, ma rosicare fa sempre male. Adesso vengo lì e ti butto a terra tutto, faccio così. Ah! No, tu assaggia la gricia mia e vediamo. Sì, lo so, l'ho vista che è buona, zitto. Ah, basta, ok. Pubblicità. Fiamme Celebrities, oggi puntata speciale, Lucia Ocone sfida Francesco Pannofino che conduce per 11 a 10. Affranta? Molto. È un punto. Mi ha fatto numazza tanto. No, 11 a 10 numazza tanto. Il primo l'hai vinto tu, il secondo l'hai vinto tu. Ma il primo era simbolico. Il primo era 0 punti. Adesso questa invece... Ti faccio vincere, va che bene? Che dovremmo fare? Dobbiamo impegnarsi, veloci. Io mi sono sempre impegnato, ho sporcato tutta la cucina. Comunque la c'è il trona perché... Che dici? Devi scegliere. Coratella. Buona. O uova. Dopo non sono uno chef all'altezza. Perché altro pensa ai 10 minuti che avete a disposizione. La coratella c'è un tempo di cottura molto ampio. Facciamo le ova. Va. Famo l'ova. Sono le uova quindi il tema per la prova di creatività. Sia di gallina sia di quaglia. Queste sono le uova che avete già a disposizione sul vostro tagliere. Tutto quello che ci va di contorno, di companatico per rendere il piatto bello e soprattutto buono e creativo, perché questo vogliamo in questa sfida, è dietro di voi, sempre e soltanto 30 secondi. Dai, via! Grazie. Allora, Lucia prende del macinato di manzo? Carne. Non, è carne, non rompere. È manzo maiale. Poi prosciutto cotto, latte, pan grattato, occhio alla porta che la mollo. Buono? Tartufo e taleggio. Tartufo e taleggio, pane, uova, basta? Sì. I pochi ingredienti spesso pagano. Un po' di pepe. Mettila. Curry. 5. No, 4. La tenda! Simone! 3, 2. No, aspetta, mi mancano due 1. Cose. 1. 3 quarti. 3. Mezzo! Portami questa! Ma stop! Quanto è spesa, fa spesa? Ci voleva il carrello qua per farla spesa. Lo so, questa so fare. È donna,
è donna. Io sono donna. Espande. Soprattutto quattro cose so fare. Fate queste uova creative. 10 minuti. Via! Allora, presto. Questo, ma anche... No, sento dopo. Allora. No, non è friggi? Questo. Vedo l'olio. Frigo, devo fare le polpette. O mettiamo un pentolino? Metto l'olio. L'olio. È qua. No, qua. No. Mettilo qua, così si scalda e le polpette, se le fai grandi, vanno a bagno nell'olio. Come si fa? Fidati. Sì, metti il gel lì, poi va bene. Allora. Come le fai? Allora, faccio delle uova di quaglia, cioè delle polpette con all'interno delle uova di quaglia e una salsetta al curry che non mi verrà mai. Beh, i presupposti sono buoni. Cos'è, brodo questo? Di solito a casa la salsa mi viene, a volte no. Com'è sta salsa? Dimmelo. Ci metto allora la cipolla, presto, tagliami la cipolla. Tagliami la cipolla. Io non so buoni. Mi tagli la cipolla? Non funziona più. Devi scoprire di più. Maledizione. Ho perso i miei poteri. Allora, questo potresti questo. Potresti mimarmi qualcosa. Guarda, ti faccio vedere, guarda. Quindi c'è anche la parte croccante del guscio adesso. Oddio, il pan grattato, non mi ricordo quanto ce ne devo mettere. Quanto ce ne metto? A me, te la stai inventando te la ricetta. Non me lo ricordo. Dai. Per favore. Mi metti pure sale e pepe? No. No, me lo metto da sola. Dai. Sale e pepe, anche un po' di latte. No, faccio da sola, vabbè, ciao. Ciao, allora, i miei poteri durano niente. Ho notato un gesto molto Nero Wolf. Ha bevuto un po' di vino. Beh, sì, io sempre quando cucino. Devo naturalmente. Avere il mio cancetto vicino. Il gourmet assaggicchio, è così. Tartufetto anche? Tartufetto per dare, beh, insomma. Sull'uovo, diciamo la mattina. Diciamo che appunto è un piatto semplice, sono uova. Posso anche fare anche le uova di quaglia, però ho paura che non riuscire ad aprirle. Tanto il sapore è lo stesso. Sì, allora facciamo a sto punto. Come lo fai? Il tegamino strapazzato? Tegamino, metto tre uova, poi ho preso del buon taleggio, che è un formaggio che grandissimo formaggio italiano, sì. Stupendo. E del tartufo nero, da poi da grattugiare a crudo dopo. Lo tosti? Tosto il pane, così per decorare il piatto dopo. Quindi andrà l'uovo sopra il pane o accompagnati? No, l'uovo in mezzo al piatto e il pane tostato intorno, okay. Per chi lo desidera. Il pane lo fai lì? L'uovo lo fai qua? Sì. Appicciamo? È spenta, Si è spenta. Mi vengono delle polpette enormi. Mazza, un supplì di carne. Me ne fai una così vedo come si fa? Non so che cosa vuoi fare. È una polpetta con dentro l'uovo, solo che a me viene un po' così degli castelli, capito? Un po' così. Ma le fai le più piccoline, guarda, così. Come hai fatto? Un pezzetto di carne, è così. Poi ci metti l'ovetto. Quanto così? Manca? E poi la avvolgi come in un abbraccio orologio. Mortale. Dov'è? Dai, ti faccio la cipolla, dai. Fammi due, cipolla tre che qua devo... piccole così e le friggi fra un paio di minuti. Va bene, quella ignoriamola allora, va bene. Allora, la cipolla. Quella padella è caldissima, vedo del brodo, a che serve per la cipolla? Per fare la salsa, è acceso sotto, sì. Però la cipolla ancora non c'è, quindi tu faccio questo. Grazie Simone, sei proprio gentile. Che schifo. Allora, come sei arrivata a quello che stai facendo? A cucinare? Me lo sono chiesta anch'io. No, lì penso. Diciamo che capisco come sei arrivata. Cioè oggi perché sei arrivata con l'aereo. Perché ancora non sono arrivata a cucinare. Vorrei far notare che ha del caramello addirittura sul décolleté. Ah. Sì. E com'è che te ci è andato l'occhio sul décolleté? No, perché sai... No, è noto sempre gli ingredienti sparsi sì, per la sì, cucina. Vabbè. Oh, è mica scemo il caramello. Dai, com'hai cominciato? A fare cosa? Fai il tuo lavoro, la cretina? Fai tutto, fai mille cose, cinema, TV, teatro. Ho iniziato scoprendo questa mia demenza fondamentalmente. E questa ironia, e ho iniziato con i personaggi, le imitazioni, eccetera, eccetera, il teatro, e poi ho fatto un po' di cinematografo per darmi un tono, capito? Non mi ricordo devo fare, ah sì. Dovessi stare dietro alla frittura. Allora, ti piacerebbe fare un film, tipo un ruolo drammatico, un qualcosa di più impegnativo? Assolutamente o comunque sì. Non nelle tue corde? Assolutamente sì. Sì? Tipo, con che regista e che tipo di film? Non so, un Almodovar così brava, per stare a andare. Distraiga. Allora, non ho messo un goccio di brodo
Presumo che ci vada del latte anche? Ci va, no, ci va... Adesso ci va la farina, un cucchiaio di farina, così sì, sperando che non faccia i grumi, mi si addensa un pochino così. Un regista italiano invece? Regista italiano, beh, assolutamente Virgì. Mettila qui la farina, ti insegno una cosa. Sì. Anzi, prima questo. Aspetta. Allora, lavoralo con le dita e poi mettici la farina quando è morbido, la impasti col burro e poi la usi a fiocchetti per addensare. Sono rimasta a lavorarlo con le dita, poi? Lavoralo con le dita, si impasta. Sì. E poi ci metti la farina, la impermeabilizzi con il burro. Sì. Si chiama burro Magnier. E con quello a fiocchetti la leghi senza fargli fare i grumi. Non puoi mettere la farina sempre gentilmente se hai voglia, non è che ti voglio costringere, ma c'ho le mani zozze di burro, capisci? Scusate se vi disturbo. Arrivo. Ci devo mettere qua? Un pochino che si addensa. Ma io ho finito. Ha finito? Due uova al tartufetto. Tre uova. Purtroppo uno del post-franto. Mamma mia. Ti posso dare un consiglio? Non l'ho mai detto in mille puntate. Io lo lascerei in padella. Così. Ah, perfetto. Poi. Però va bene, no? Ci presenta bene. Se ne mettevi anche un quarto, guarda. Fiammetta, parliamo di uova. Sì. Ah! La mia grande passione, il più grande cibo che esista. Io sono stata una volta avvocato difensore dell'uovo in un processo all'uovo, scherzoso, che è stato fatto all'Università di Pavia, Facoltà di Scienze Gastronomiche. L'accusa era per l'uovo atti osceni in luogo pubblico. È vero. Sì, nel senso che l'uovo si accoppia con chiunque e dovunque, con qualsiasi ingrediente e persino con l'aria. Perché se tu monti un albume, si accoppia con l'aria, raddoppia così. Quindi, grande alimento. L'ho difeso, ha vinto. Ha vinto l'uovo. Non l'ha messo dentro. Sì. Guardavo lo sguardo di Simone Ruggiati. Stavo pensando... Quando ha sentito l'uovo si accoppia, ho visto Simone Ruggiati, ma io non ho capito niente allora. Devo ancora imparare tante Devo cose. Devo comprarmi una bella dozzina di uova e farci due chiacchiere. Guarda, l'uovo è una cosa straordinaria. Ne mangi uno, ne mangi 10, è uguale. Ma insomma, scherzo. Però... Nel senso, comunque, le frittate sono quelle cose che sono buone calde, sono buone fredde. E quando la trovi lì nel frigo, quella frittatina proprio tutta andata così, ti prendi una bella rosetta, la tagli a metà, la scaldi e... Ma giù hai fatto il gran panino, proprio sempre sì, buona. Quando io sono disperato come te, ecco. Un po' meno di solito, però sì, va bene. Ne faccio il cuore di lattuga fatto finissimo, sì. Lo condisco con un'emulsione fatta con la senape, quindi sì. la olio, sale, pepe, senape, e ci faccio l'uovo al tegamino, ce lo metto dentro, pam, schiacci bene e dà quel freschezza all'uovo caldo pazzesco. Dalle uova sode con un velo di con uno strato di senape sopra, te le mandi giù così, c'è tutta questa bocca piena. Che così poi ti bevi una bella boccia gelata di tripla bolla. Voglio inventare questo vino, bolla tripla. Va giù così e tu stai a posto. Il giorno dopo? No, il giorno dopo si va a farsi l'analisi del sangue per controllare tutto. E mi sa che non velocemente ho detto. Allora, intanto vabbè, l'ingrediente che non manca mai, perché dolce, salato, comunque servono sempre le uova in cucina. No, a me piace molto l'idea di dividere il tuorlo dall'albume e quindi utilizzare l'albume molte volte per fare delle frittatine o cose del genere più leggere. E il tuorlo a me piace molto panato, fritto, che dentro è caldo e liquido, buonissimo. Anche originale. Bene. Brava. E come straccio? C'è un giochetto simpatico. Sapete che si abbina sempre l'uovo con il tartufo o con l'asparago? L'asparago. No? Sì. Allora io ho fatto un cucchiaio, una crema densa di asparagi e poi ci ho messo una puntina di tartufo e un sale allo zolfo, un sale di zolfo che si trova in commercio, che poi quando si scalda profuma di uovo. Ah, certo. Ah, che carino. Certo. E tu lo mangi, senti l'uovo, ma l'uovo non c'è. Perché c'è dentro il cloro di sodio, no? Francesco mangia. Vabbè, oh. Qua la salsetta è venuta. Ma guarda cosa sta combinando. Sta sporcando. C'è anche una parte creativa qua. Anche la cipolla così dentro. Ma quando scade il tempo, mai? Zitto! Il tempo. Certo, fra 5 secondi. Così, l'uovo tra. 3. E no, devo mettere dentro. 1. Sì.
senti, guarda stop. Che... Stop. È stop, è stop. Il è finito, lo devo sull'impiattare, quindi stop. Stop. No, con le mani, se no le buchi le rompi tutte. Ah, sulla... Volevo mettere... Oh, così, meglio così, c'hai ragione. Sì, esatto. E cala. E questa? Vai, mettila lì, qua. Qualcuno se la mangia. Vabbè, sì, ciao. Lo tengo un po'. Oddio, tanta fatica. È un'ora che ho finito qui. E piatto sull'alzata? Ho pensato di lasciarlo in padella. Hai pensato di lasciarlo in padella? Ottimo. Buona idea. Ottima portala. Perfetto. Schiuma no laus. Proprio... Cioè, ma ha detto lui veramente. No, no. Però a me l'uovo piacciono servite in padella. Ammazza, bravo. Sono subito d'accordo con la padella, okay. Lasciare bravo. La pietanza in padella. Adesso ne compro 7 piccole. Okay. Sai che sei veramente un diavolaccio. Tu dovresti vedere quante aggeggini strani ho in cucina a casa a Milano. Se mi prendo 6 padelline così. Allora, la pulpette di Lucia, che ha fatto con l'ovetto di quaglia, una salsina poi al curry, cioè del prosciutto allora, cotto, del macinato. La polpetta è molto buona perché, vabbè, prosciutto cotto, macinato, dentro l'ovetto, carinissima come idea di utilizzare comunque l'uovo di quaglia piccolino. Mi piace come è presentato intanto a livello creativo, ovviamente nel porta uovo. E poi la salsina è molto buona, anche se c'è la cipolla comunque lasciata intera. Non lo so, la taglia da Simone, tritata. Però è molto buona, non si sente neanche tanto la cipolla. Leggermente il curry, ma neanche troppo, e sta bene in abbinamento. Bello, anche come presentato. E buono, brava. Beh, io devo dire che apprezzo molto il piattino per te, sì. Preparato. Solo per te, Riccardo, capisci? E quindi, visto che sto così, faccio proprio il tournage. Mamma mia. L'apro qua. Prendo gli attrezzi. Con le mani. Beh, no, voglio. La girata con le mani, poi prendo. E poi la mangia con la forchetta. Beh, girarla con le forchette proprio era brutto. Guarda, meraviglia. Al telefono proprio. Sì. Questa è interurbana per il fegato. Fritto, uovo. Ti è piaciuta, Mo? È molto buona. È una bella idea. Vorrei poterla assaggiare. Sì, non so. Non so. È così. Che ragazzo. Questo era un piatto preparato da Lucio Cone proprio per me. Curiose però, carine. La salsina c'è cipolla bianca, burro, brodo vegetale per ammorbidire e deglassare il fondo di zuccherino della cipolla e poi latte e legata con burro e farina. Okay. Buona. No, c'è anche la panna. Ho messo la panna. Non c'è anche il curry. Sì. Per alleggerire la panna l'ha messa. Perché era troppo leggera e quindi ho messo della panna. Polpetta. Allora, questo piatto consiglio a Nero Wolf di pensarci perché c'è il mistero da svelare, no? E quando va la ricetta questa? Più che altro perché non se la ricorda. Più che altro perché non la ricordo più, nel panico. Quindi è molto buono e vincente. Molto carino, sì. Grazie, fiammetta. Allora, passiamo al piatto di Francesco Pannofino. Essenziale, uovo al tegamino con sopra del taleggio fuso, tartufo nero, pane tostato. Mamma mia. E che te lo dico a fare? Che bello. Io metterei direttamente sul pane la vostra porzione e lo mangerei a mo' di bruschetta, vero? Di bagnotella, sì, bruschetta. Fatta? Arrovente. Se non ti va tutto, lascialo. Mamma, che buono. Vabbè. Pensavo si fosse raffreddato. No, invece è caldissimo, sarà per meglio. Quello la padella. Meglio, anche perché questa tiene, esatto. Vabbè, è una meraviglia. Cioè, sei andato proprio sul sicuro con uovo, tartufo, taleggio e pane. Forse è il modo migliore per fare l'uovo. Vabbè, è stato più... Ha giocato sull'essenzialità. Sì, ha giocato su degli elementi. No, ma non lo buttavo. Sì, sì. Sì, magari ha rischiato un po' meno. Nel senso, anche la prova era creatività, eh. Sono d'accordo. Questo lo sottolineo. Io mi assento un attimo per motivi tecnici. Tu, Riccardo, assaggio tranquillamente. Sì. La creatività però la devo stare a mangiare. E beh, ma che ti ha fatto? È poesia questa. Cioè, questa è la poesia. Se esiste la poesia è questa. Questo è il piatto che si mangia quando stai male.
No, dai, tutte ste volte sta tristezza. Comfort. E dice, stai male, sì, mangia un'ovetta, mamma, ti arriva questo e tu di colpo guarisci. Stai male, mangi taleggio, uova e tartufo. Ti devi riprendere. Ah. Fantastico. Complimenti. E questa idea di servirlo in padella, sei Satana. Sei professionale. Satana. In questo piatto essenziale, però fatto bene, devo dire che c'è un tocco francese, nel senso che il tartufo è quello nero. E poiché in Francia il tartufo bianco è arrivato adesso ma non c'è, questo tocco francese solleva a rango di cucina importante l'uovo fritto. Hai capito? Grazie. Là intanto stanno mescendo del vino per festeggiare, chi lo sa, il punteggio di adesso, che secondo me sarà un po' più alto di quello di prima. Sì. Infatti si parte già forte. La prova era creatività, Infatti. Dai, Elu. Sta gongolando Francesco Pannofino con la sua padella golosa. Il tema era l'uovo. '15-13 per Lucia Ocone, da passato di un punto, 25-24. Era buonissimo, Francesco, probabilmente hanno premiato la nota creativa. No, no. Sono d'accordo con la giuria perché il piatto di Lucia era molto più studiato, molto più... Ha studiato? Ho capito, ti ho fatto una cosa un po' sofisticata, l'ho detto, la cremina, ti ho fregato. No. Però è vero, dai, il mio è più semplice. È l'idea che io lo voglio assaggiare, no? Io vi lascio parlare. Il taleggio, il tartufo, insomma, sono i prodotti tipici nostri. Parlate, parlate. Fammi assaggiare sto coso. Pubblicità. Voglio assaggiare. Bentornati in studio. Qualche fiamme, puntata speciale. Lucia Ocone versus Francesco Pannofino, che ci hanno deliziato con dei piattini niente male. È passata in vantaggio con un sorpasso da destra azzardato, 25-24, Lucia Ocone, che adesso non tira neanche più giù la spallina. Non mi serve più. L'ha detto. Beh, no, dopo storia, no, staremo molto insieme nella prossima sfida. Starò molto vicino alla cucina di destra. In che senso? No. Senti, no, guarda che l'umore di Riccardo Rossi è aumentato tantissimo. Fa addirittura rumore con le cime. L'ovetto era forte, sì. L'ovetto tira su. Allora, devi scegliere tu. La scelta è tra cioccolato o macaron. Io non so neanche che è il macaron. Sono anche lui. A Parigi li viene appresso. No, cioccolato, scusate, cioccolato. Tutto rispetto al macaron. No, cioccolato. Bene. Mi sembra più semplice. È il cioccolato l'ingrediente base per la prova di presentazione. Bene, bene, cioccolato. Qua c'è bianco, c'è a gocce fondente, c'è della frutta, c'è del mascarpone, c'è addirittura una mousse di cioccolato già pronta insieme a biscotti secchi, pesche sciroppate. È tutto di fronte a voi, dovete giocare con gli ingredienti che avete davanti e rendere questo piatto bello da morire. Avete 7 minuti per farlo. Da? Via! Presto! Adesso sono un po' curioso. Allora, raccontami qualche aneddoto tra te e George. George mi ha telefonato una volta, veramente, lo dico sul serio, per complimentarsi che aveva visto un suo film doppiato da me, e mi ha telefonato. You are a very good actor, thank you very much, grazie tanti per il tuo lavoro, molto bene. Ho detto, ah George, stai imparando l'italiano? Ma sì, un po' che non è tanto bene ancora. Ho capito, non parla tanto bene, se no mi toglie il lavoro. Che me salito. Anche perché io non mi intendo tanto di cinema, eccetera, però so bene
che gli italiani sono fra i migliori doppiatori in assoluto. Sono i migliori. I migliori in assoluto. No, non ho mai capito se ce lo diciamo da soli o se è vero. No, non è vero. Ma è una cosa di famiglia, però. Cosa? Perché Emanuela, mia moglie, tua moglie. E beh, lei, Emanuela, ha cominciato da bambina. Tu immagina che doppiava Pippi Calzelunghe. Pensa. E l'altro cioè, era suo fratello. E adesso fratello Riccardo Rossi, che è il omonimo del nostro amico. E Riccardo Rossi doppia Matt Damon, per dire. Damon. Poi c'è l'altro fratello più grande, Massimo Rossi, che doppia Sean Penn in modo esemplare. E lei chi doppia? Lei doppia adesso Michelle Pfeiffer e Emma Thompson. Ma che bello, una famiglia di adesso però basta. Fonduta, ce devi fare? No, devo fare, sì, devo fondere un po' di cioccolato. Vai, te lo metto io, vai, che non ti ho aiutato. Non capisci, Simone, che a casa loro, quando si sente qualcosa, tu dici, ma chi è venuto a abitare al piano di sopra? Clooney, Pfeiffer, Matt Damon, è una cosa, capisci? È una cosa straordinaria. Molti tentano di abbassare il volume. Sì. Allora, ti metto il cioccolato dentro. Che fai? Una sorta di pesca melba? Sì, la sto un po' allargando. Posso dare un consiglio? Sì. Fai tutto sul tagliere, perché uno dei criteri di valutazione di questa prova è proprio la pulizia del piatto. Quindi consiglio di lavorare sempre sul tagliere e poi impiattare dopo, quando non c'è più da spostare niente. Allora, posso bagnarci? Ti tolgo questo, così il piatto... Grazie. Bella classe, non è altro. Ognuno deve fare il suo lavoro. Infatti io in cucina sono rigorosamente da solo. Nessuno deve venire a vedere come quello che sto combinando. Il risultato non era niente male. Voi ti sono belli alti. Eh? Che fai? Faccio il tiramisù bianco. È una crema fatta con solamente l'albume dell'uovo montato, mascarpone e zucchero, e la panna montata. E al posto del caffè il savoiardo viene bagnato con una miscela di acqua e vermouth. Ah, carino. Ti piace quindi questa consistenza? Bianco. Secondo te basta? Secondo me basta. Basta, perfetto. Come lo fai? Lo fai al bicchiere? Lo fai... Lo faccio... No, ho visto questa che mi piace molto. Una coppa? Una coppa. Mm. Ma di solito lo fai per qualcuno, questo dolce, che il tiramisù è un dolce un po'... Ah, sarò già da prima, ci sta provando già di... Non lo so, se vuoi... È un dolce molto sensuale il tiramisù, poi se è fatto bianco... Non so, cremoso così da mangiare. Vabbè, capito, Ruggiati, mo fate pure un po' l'affari tua, non è che col fazzato devo dire. Diciamo che non c'entra questo così. No. Posso dare un consiglio? Sì, ti prego. No, no, ma non per questi. No, a me per questi. Non uscite fuori tema. Si è appiccicato tutto. Si è appiccicato. Ma guarda, ti aiuto io. Allora. Allora io metterei. Adesso ci vuole quella roba lì che io non so usare. Qual è quella roba lì che non so usare? La capoccia. No, aspetta, ci provo, eh. Prima o poi devo imparare, no? Così. Poi, così si taglia. Bravo, questo lo sai far meglio te. Visto, senza sedurre sono riuscito a vedere il suo aiuto. Ma io gioco, non mi lascio comprare così. Ma sei un professionista, andiamo. Ma guarda, anch'io senza sedurre, perché è stato... Proprio così. Ah, è stato così? Ok, allora Francesco sta facendo un ripieno che poi andrà, presumo, a coprire con la fondutina di cioccolato fondente che abbiamo messo lì. Lo so che così. No, mi piace. No, 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 mi piace la tua arte col saccapocci. Vabbè, è molto naif. Ci metti delle mandorle e cioccolato sopra. Sì, che... adesso. Allora, con un cucchiaio la torna via. Sì. Ecco. Bello. Allora, signori miei, facciamo un giro rapido perché manca pochissimo, eh? Chiara, cioccolato, come si presenta? Allora, idea, solo la ricetta. Sì, intanto fondente. Il mio dolce preferito col cioccolato che faccio sempre sono i brownies, quindi molto stile americano, con le noci pecan e vabbè, col cioccolato però ci puoi fare veramente di tutto. La cosa anche più semplice sono semplicemente le ganache che puoi utilizzare sia da copertura che... ganache è panna e cioccolato. E anche per fare tartufi. Cioccolato va bene, ricordatevi sempre di tenere una tavoletta nell'armadietto dei medicinali. Ecco, quello è uno dei posti dove va messo, esatto. Ma tu un giorno che c'hai fame e basta, tranquillo e sei sereno, no? Dici, ah, sì. Oh, come sto bene oggi, sì, mi tanti, faccio? Tanti, tutti gli altri. Okay. Però ci racconta solo quello che dice. Cioccolato che ammetta... Beh, mi dispiace ripetermi, però a me piace il soufflé al cioccolato. Sì. Oppure, se no,
una bella crema, tipo anche crema inglese, con una bella pallina di cioccolato amarissimo. Gelato. Gelato al cioccolato. Sì. Dolce un po' salato. Guarda che carino. Il tempo è terminato. Stop. Ecco. Lucia Ocone ha fatto un bel tiramisù bianco. Brava. Brava. Francesco Pannofino ha fatto... Questa è la F di Francesco. Quale? Ah. Ah, ok. Quindi lo sottoporrò alla vista in pianta, come si dice in gergo fotografico. Allora. Beh, buone. Buone. Lo giro così che si vedrà la F di Francesco. Però prima giudicate il tiramisù bianco di Lucia Ocone. Allora, intanto devo dire due cose. Finalmente vediamo la coppa piena, perché questa coppa, esatto, ogni volta che la usano sempre riempita per metà, no. Invece è piena così, è bellissima. Come dormi tranquilla. Esatto, e senza piattino sotto. Quindi due cose proprio... Allora, molto bella, hai giocato su due colori che sono il rosso che hai ripreso qui e il bianco, bellissimi da vedere, semplici, nello stesso tempo eleganti, quindi riesci a rendere goloso il cioccolato, anche se il cioccolato bianco comunque che delle volte invoglia meno perché sembra troppo stucchevole, qui è proprio bello. Bravo. Grazie. Nonostante il cioccolato bianco mi repella... Ecco. Devo dire che questa coppa è fatta veramente molto bene, perché come ha detto giustamente Chiara Maci, finalmente la coppa è colma, capito? Questo qui, tin, preciso, al centro, lo sfogliage del cioccolato è fatto molto bene, insomma, buono, bello. 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 Brava. Bello. Grazie. Fiammetta Fadda Talks. Innanzitutto è giusta anche la scelta della coppa, perché bianco e rosso è perfetto, è sempre una gioia vedere bianco e rosso. Poi anche il trascurato cioccolato bianco finalmente lo vedo, perché ha una sua valenza gustativa e anche peccaminosa, quindi lo trovo una versione molto carina, molto festosa di un tiramisù, per di più in coppa. Che poi lì c'è un lampone, se sotto fossero nascosti dei lamponi che sono acidi, non sai cosa troverai. Sarebbero bellissimo con, certo, il cioccolato bianco, tra l'altro. Allora lo sposto con cautela perché pattinano un po' le pesche di, brava, Francesco Pannofino, che le ha farcite con una mousse al cioccolato e poi fonduta al cioccolato, amaretti e mandorle. Ha fatto una pesca melba scomposta. Sì. Allora, ti dico, mi viene istintivamente voglia di mangiarlo perché è golosissimo il piatto, però da un punto di vista di presentazione è un po' mancante. Allora, io vi devo fare una confessione che voi nemmeno vi immaginate. Aiuto, mi siedo. Ma io sono pazzo delle pesche sciroppate. Perché sono in barattolo. Perché mi ricordano quando ero piccola, che mi piaceva il... E quindi io quando le vedo, proprio è una cosa che me le voglio comprare. E ho capito che col cioccolato la rifarò, però questo piatto veramente è un macello, devo dire la verità, con molto affetto. Perché io l'ho detto prima, è non vero, sono è vero, infatti c'è la prossima volta fai una sola coppetta con una sola pesca e veniva perfetta. Ma io pensavo che dovesse mangiare, ne ho fatte una in più per me. E dopo ce la mangiamo. Ah, non per me! Non per te. C'è più rispetto. Beh, la presentazione buttata là così non mi spiace, perché è talmente buttata che ha una sua valenza, secondo me. Capisci? Buttata così, buttata lì. Tipo calce, buttata. Tipo colore, butto. È un po' successo un pollo. Sì, sì. Moderno. Sì. Ok. Ma questo se lo vede il Museo di Arte Moderna di New York, me lo attacca subito al muro. Signori miei, adesso abbiamo riso e scherzato, abbiamo, però vi dico che c'è un kit intero di pentole, pentolini, teglie da forno, spatoline molto belle, marchiati Cuochi e Fiamme, e chi lo vince con questa votazione ultima se lo porta a casina propria. Sì? Eh sì. Beh, non vorrei dare di prima però, eh. Io sto per traslocare, mi servono, sì. Presto. Chi se lo porta a casa fra Lucia Ocone
e Francesco Pannofino che state niente, per votare. La macchinetta del caffè. Cioè, te la fai mandare da Giorgio la macchinetta del caffè, non ho capito. Ha vinto quella d'Albano. Si sta già gonfiando. 15 a 12 per Lucia. 40 a 36, 4 punti soli. Amore. Brava, brava. Perché è dolce, capito? Seguitemi. Io sapevo. È mio. Io sapevo che lui fa felice il gioco. Amica! Bravi. Amica, Pentolo, dice che ci fai? Dai, fammi la televendita di queste. Fammi vedere! Siamo in pari! Brava! Amore! Adesso... Oh, come yeah. Sono carine! Mi piacciono tantissimo! Ah, ancora! Madonna, pesa tantissimo! Dai, una cosa regala Francesco! Scegli! No, no. Scegli una cosa e te la regalo! Non posso essere generosa io! Che ti sensi? Simone, ho un impegno urgente! Vi aspetto domani a Qualche Fiamme, venite, venite, venite. Io intanto facciamo una cosa che non faccio mai. Io ringrazio tutti perché ci sta prendendo una bella bottiglia di vai, vino. Bravo. Operatori, regia, bravi, bravi, la squadra di Qualche Fiamme. Bravo, Marcello, cucinare. Soprattutto voi a casa che ci seguite, venite a partecipare nelle nostre cucine. Ci facciamo un brindisi alla faccia di tutti. Questo è lo scettro di Qualche Fiamme. A domani. Grazie. 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 Grazie.